Grazie.
Esame di maturità, provare a fare il salto di qualità per raggiungere altri obiettivi di classifica. Questi sono i propositi delle squadre in campo questo pomeriggio. Cercare un successo per cambiare definitivamente rotta in uno dei campionati più belli ed entusiasmanti degli ultimi anni. Dallo stadio comunale Città di Arezzo, un saluto a tutti gli amici di Beppi TV da Riccardo Buffetti insieme per assistere alla gara tra CF Arezzo e Chievo Women, match valevole per la 17ª giornata del campionato nazionale di Serie B, la seconda partita del calendario di ritorno. La CF Arezzo arriva a questa sfida dopo aver centrato la vittoria, seppure di misura, nel campo del Ravenna la scorsa domenica, grazie alla rete messa a segno da Razzolini su calcio di rigore al 22esimo del primo tempo. Successo che ha permesso alle Amaranto di raggiungere il nono posto in classifica con 20 punti. Nell'ultima gara al comunale, però, è arrivata una sconfitta per 2-0 contro il Bologna. Il Chievo, invece, arriva dal pareggio interno maturato contro il Genoa, al vantaggio iniziale delle ragazze in giallo. Di Chetis ha raggiunto e superato dalla squadra ligure con Campora e Scuratti al 47esimo della ripresa. È arrivato il gol di Merli su calcio di rigore che ha chiuso il match sul 2-2. L'ultima gara in trasferta invece è arrivato il successo per 1-0 nel campo della Freedom con la rete di Poli. Risultati che hanno permesso alla Chievo di portarsi all'ottavo posto in graduatoria con 24 punti. Precedenti al Synergy Stadium di Verona lo scorso ottobre finì 3-1 per il Chievo. In gol Landa, Picchi e Pedio per quanto riguarda appunto la formazione di mister Uterici. Per l'Arezzo momentaneo pareggio fu firmato da Razzolini. Leggiamo le 22 giocatrici in campo partendo dal padrone di casa dell'Arezzo. Mister Mike Heracles schiera Nardi tra i pali, linea 4 con Tumei, Blasoni, Tuteri e Lorieri, poi Begros, Licco, Paganini e Imprezzabile, in avanti Razzolini e Diaz. A disposizione di mister Mike Heracles Holzer, per Arnau Vives, Fortunati, Gnisci, Cagnina, Carcassi, Nocchi, Miotto e Martino. Il Chievo invece di mister Fabio Ulderici è un 4-2-3-1 con Soggio tra i pali, Crespi, Micciarelli, Congia e Rosolene in difesa, Montemezzo, Chetisci in mezzo al campo, Bercelli, Poli, Pizzolato sulla tre quarti, davanti Picchi. Dirige l'incontro il signor Silvio Torreggiani, la sezione di Civitavecchia, assistenti Gabriele Elisino di Ostia Lido e Niccolò Agostino di Roma 1. Due ex tra le giocatrici in campo e fuori in panchina. In campo per l'Arezzo Melissa Tomei, che è arrivata nel mercato di gennaio, ex Chievo Woman. D'altra parte invece siede in panchina Pasquali, panchina del Chievo composta da Polonio, Sagion, Merli, Zannini, Begal, Barro, Pedio, Marengoni appunto e Pasquali. Ma tra il calcio inizio l'Arezzo con il capitano Costanza Razzolini, Arezzo in maglia e calzettoni amaranto, pantaloncini neri, che attaccherà da sinistra verso destra in questo primo tempo, mentre il Chievo è con la consueta divisa da gioco gialla con inserti blu e dunque è partita a CF Arezzo. Chievo Women, match valevole, ricordiamo, per la 17ª giornata del campionato di Serie B nazionale. C'è Poli sulla destra, che prova ad andarsi in velocità su Lorieri, la palla però è uscita, rimessa da fondo campo, laterale per l'Arezzo quando siamo al primo minuto nel corso della prima frazione di gioco. 0-0 tra CF Arezzo e Chievo Women. Qualche curiosità per l'Harley Dickinson, Chievo Women, questo è il nome completo della formazione di Verona. A guidare c'è Fabio Ulderici, arrivato appunto in questa stagione per la prima volta dopo aver guidato formazioni diverse di Serie A, tra cui ci sono state esperienze con Parma ed Empoli, classe 1983, mentre dall'altra parte mister Mike Heracles, originario di Sydney, Australia, classe 90. Due mister molto giovani a guidare i 22 giocatrici in campo, i due club. Allenatore Giramondo, per lui esperienza a Cipro, in Inghilterra. Soprattutto in Inghilterra ha avuto la possibilità di allenare Manchester City, Barnsley, Sheffield United Women e poi è arrivato qua ad Arezzo. Discesa della formazione amaranto con Imprezzabile che cerca il lancio verso Diaz, riesce a anticipare tutto il Chievo che poi riparte sulla sinistra proprio sotto la nostra postazione con Bercelli. 12ª presenza per lei in campionato, cerca la verticalizzazione a cercare dall'altra parte Pizzolato, la palla termina sul fondo e qui in questo caso è rimessa a fondo campo per l'Arezzo quando sono trascorsi due primi nel corso di questa prima frazione di gioco. 0-0 fra le due formazioni. Dicevamo, in classifica
se la dividiamo nella parte sinistra e parte destra, il Chievo è nella parte sinistra con 24 punti, mentre l'Arezzo è nella parte destra con 20 punti, affiancata dal Bologna. Entrambe le formazioni cercano quest'oggi un successo per cercare di alzare un po' il gradino della loro classifica. Intanto rimessa corta di Nardi, palla recuperata dal Chievo con Bercelli che punta l'avversario, rientra sul destro, prova il cross al centro dove arriva Nardi in anticipo su Picchi. Picchi, 16 presenze per il centravanti del Chievo, 8 gol in stagione per l'ex Lumezzane, con il Lumezzane 40 gol siglati. Giocatrice esperta, la più esperta del in campo per il Chievo Women, classe 1992, il capitano. I due capitani sono i due centravanti, da una parte Picchi, dall'altra Razzolini. Intanto Licco si vede i due giocatrici avversari in mezzo al campo, cerca il tocco sulla destra a far correre Dias Ferrer. Attenzione al pressing su Soju che va al cambio di gioco. Bergros, Paganini, Licco non riesce a rientrare, e allora è Tuteri a servire orizzontalmente Paganini. Dias Ferrer cerca il tocco verticale ancora verso Paganini, interviene bene la difesa del Chievo che adesso può andare a liberare, a cercare in avanti Picchi, anticipata da Licco che rimane in possesso del pallone. In giro palla verso Tumei, Dias Ferrer anticipata da Crespi, poi Ketish, Micciarelli, 16 presenze in stagione per l'ex San Marino. Con il San Marino Academy, più di 7 anni ha militato Micciarelli Nicole, che ha partecipato alla prima puntata della nuova serie Beat Woman ogni venerdì dalle ore 16 in onda sui canali di Beppi TV. Tanto Imprezzabile si sovrappone fra lei e il rilancio appunto di Micciarelli. Rimessa laterale per il Chievo. Avete visto nel prepartita, prima dell'inizio della telecronaca, l'abbraccio tra parte dei due allenatori, mister Mike Heracles e Fabio Ulderici, segno di grande rispetto che c'è tra le due formazioni. Ketish cerca il tocco in avanti verso Pizzolato, sbagliato, rimessa laterale per l'Arezzo con Lorieri, ex giocatrice di Sassuolo e Fiorentina, 16 presenze per lei in stagione. Tocco profondo a cercare Razzolini. Ancora Razzolini mette il piede sul contrasto con Congia. La palla che finisce in out sarà calcio d'angolo, il primo della gara. Un po' disattenta secondo me in questo caso Bercelli, che è andato sul pallone, che concede il primo corner della gara all'Arezzo con Imprezzabile, 16 presenze per l'ex Ternana, Hellas, Florenza, Napoli e Sassuolo. Attenzione alla palla messa in mezzo, ma con il destro Imprezzabile direttamente nella zona. Attenzione che dimentica il pallone Soju, non è riuscito ad arrivare Blasoni. Dias Ferrer, Lorieri, scusate, era Bergros. Lorieri poi il tocco in avanti a cercare Tumei, chiude bene Picchi che era in fase di ripiego in questa azione. Rimessa a fondo campo già battuta con Micciarelli. Rosolen, Micciarelli rischia qualcosa nel passaggio verso Ketish, palla che comunque arriva a Poli. Ketish, Rosolen, Micciarelli faceva il palla orizzontalmente, adesso il Chievo con Montemezzo. Tocca cercare Crespi in anticipo, però Tumei, l'ex della partita. Montemezzo, sesta presenza con la maglia del Chievo per l'ex Vicenza. Rosolen, testa alta, pressata da Imprezzabile, si appoggia su Pizzolato, ruba palla a Paganini sopra un attimo, ancora però Imprezzabile che rientra in possesso della sfera, pressata da Ketish che rimane bene in regia e serve Congia. Crespi, centrocampo di qualità per mister Fabio Ulderici, con Montemezzo e Ketish a fare da diga e da collante tra difesa e centrocampo. Attenzione, perde palla il Chievo, Razzolini, palla sul destro, pressata da Montemezzo, ancora Razzolini, regolare l'intervento di Montemezzo, si continua a giocare,
Crespi. Bercelli non riesce a stoppare il pallone. La palla che termina in out. Dobbiamo anche dire che in Arezzo si è abbattuto nella notte un violento temporale, ma il comunale qua, che ha visto calcare nella sua storia anche calciatori di spicco come Maradona, non sembra averne subito, almeno da quello che vediamo noi dalla tribuna. Poi sono le 22 in campo, insomma, che stanno a dimostrare l'oggettività di questa nostra affermazione. Montemezzo sbaglia il passaggio, intervento di Tumei. Razzolini, il tacco a cercare Paganini. Ketish arriva in anticipo. Rosolen, giocatrice ex Tavagnacco e Udinese. Rosolen Sofia, classe 2004, un Chievo molto giovane quest'oggi in campo. 2005 Bercelli e Montemezzo, 2004 è Pizzolato e Rosolen, 2003 Soggiu Valentina, ex Sampdoria e Juventus tra i pali. Tocco orizzontale verso Congia. Crespi può spingere senza pressing, nessuno dall'altra parte che si libera una giocatrice. Serve invece Ketish, che cerca il lancio verticale. La palla arriva a Tumei dopo il tocco di testa provato da Tuteri. Dias Ferrer, Licco, gioca tutto di prima l'Arezzo, quella palla che arriva a Razzolini. Paganini si ripete sulla destra, Dias Ferrer, posizione regolare, prova a intervenire Bercelli, andare in diagonale in recupero, Dias Ferrer, il cross messo al centro, libera Rosolen che sventa un'occasione potenziale pericolosa. Pizzolato può andarsene in velocità. Bergros in chiusura. Arezzo invece schierata con un inedito 4-4-2, sembrerebbe, con imprezzabile nell'auto di sinistra che si scambia spesso con Bergros. Paganini vicina a Razzolini e Licco a guidare la cabina di regia, che è l'unica, insomma, giocatrice statica in mezzo al campo dell'Arezzo. Mentre attenzione al pressing del Chievo, che è più spregiudicato con un 4-2-3-1. Montemezzo e Ketish fa da guardia a Bercelli, poi Pizzolato davanti Picchi. Rosolen, Micciarelli. Mentre sentite anche i suoni dei tifosi presenti qua in tribuna per incitare sia i giocatrici dell'Arezzo che del Chievo. Montemezzo punta a recuperare palla sulla linea difensiva. Appoggio per Congia, ex Sassari Torres, 6 stagioni con la formazione sarda. Per Valentina Congia, classe 1998. Tumei, Dias Ferrer, Licco. Tocco verticale per Razzolini, arriva Soggiu, grazie alla copertura di Micciarelli che ha rallentato Razzolini sulla sfera. Emerge anche un po' di statistiche. L'Arezzo 20 punti in campionato, 10 conquistati in casa, 11 gol fatti tra le mura amiche e 8 i gol subiti. Per quanto riguarda invece il Chievo in trasferta, 24 punti ne ha conquistati 8, 16 gol fatti, 16 gol subiti. Attenzione intanto alla conclusione provata da Razzolini, si distende Soggiu. Licco passa sul destro, ci prova da fuori per spezzare l'azione. Conclusione da dimenticare, Razzolini aveva tentato la conclusione in diagonale da una posizione impossibile. Soggiu ci ha messo i guantoni. La prima occasione del match arriva all'11esimo, ma il risultato è sempre fermo sullo 0-0 tra CF Arezzo e Harley Dickinson. Chievo vero, Chievo woman. Chievo woman che in precedenza nella sua storia aveva un altro nome, era la Fortitudo Mozzecane, che ha partecipato anche a campionati di Serie A e appunto dall'estate del 2019 ha preso il nome della formazione con cui aveva stretto accordi, ovvero il Chievo Verona. Poi è rimasto Chievo Woman nonostante il Chievo Verona, insomma, abbia avuto difficoltà che tutti conosciamo per quanto riguarda appunto la società maschile. Imprezzabile intanto Mura, una giocatrice del Chievo. Montemezzo, Micciarelli apre il compasso verso Bercelli, cambio di gioco bellissimo come lo stop. Bercelli, il cross al centro, Nardi arriva e allontana poi Tuteri. Attenzione, perde palla ancora l'Arezzo. Montemezzo non rischia
serve all'indietro Ketish. Blasoni, Montemezzo ancora, tocco verso Bercelli, autrice di uno stop bellissimo sull'apertura del compasso di Micciarelli. Picchi di testa in anticipo, non trova compagni da servire, la palla arriva tra le braccia di Nardi, che è nata nell'intervento poco fa nel cercare di bloccare il pallone, la palla però gli è scivolata tra le mani, è stata brava Tuteri ad arrivare per prima sulla sfera. Crespi, Poli, 13 presenze e 2 gol con la maglia del Chievo per l'ex giocatrice di Inter Ravenna e Sassari. Pizzolato, Picchi, ancora Poli, cerca il numero, riesce il dribbling su Imprezzabile che poi commette fallo ai danni della numero 14, Angelica Poli, classe 2003, calcio di punizione per il Chievo Women. Posizione molto defilata, molto probabile che si andrà a cercare un cross al centro. Si punta sul punto di battuta numero 3, Valentina Congia. Attenzione al suo sinistro a rientrare, oppure vedremo se andrà direttamente a calciare in porta. Mentre Nardi deve posizionare la barriera, l'arbitro, il signor Silvio Torreggiani, cerca di far rispettare la distanza. Attenzione al sinistro di Congia. Entrata di rigore, tanto movimento. Giocatrici del Chievo liberissime come Crespi, anche Bercelli. Non c'è marcatura a uomo in questo caso, ma a zona. Si attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Parte Congia con il sinistro. Conclusione respinta da Razzolini e poi tenta conclusione da fuori. Arriva il gol da parte di Ketish che sblocca la gara con un destro dal limite imprendibile per Nardi. E al 14esimo Ketish del Chievo Women a sbloccare l'incontro. Secondo gol in stagione per l'ex Pink Bari, nazionale slovena. Ha respinto bene Razzolini di testa, ma non c'era nessuno al limite a raccogliere, a spazzare l'intervento. Ketish non ci ha pensato due volte, è andato al tiro diretto in porta. Conclusione partita benissimo, che si è infranta dalle spalle di Nardi. E dunque al 14esimo tutto a rifare per l'Arezzo, con il Chievo Women che si porta in vantaggio grazie al gol di Sara Ketish, vice capitano tra l'altro del Chievo Women. E così come l'andata, il Chievo si porta in avanti. Vedremo adesso se ci sarà la reazione da parte dei ragazzi di Mr. Mike Heracles. Intanto si fa vedere ancora in avanti il Chievo con Crespi, può andare al cross, traversione che arriva in questo momento, allontana Blasoni di testa e poi Imprezzabile, in questo caso non ci pensa due volte a spazzare la sfera. Ketish, serve Pizzolato, il tocco per Poli che è andato in sovrapposizione. Poli, il cross puntata a Belgros, attenzione a Montemezzo, anticipata da Dias Ferrer. Vediamo se parte il break per l'Arezzo, non aggancia Paganini. Ketish, Montemezzo, Crespi, si affida ai piedi di Soggiu per mettere ordine e far rifiatare le sue compagne. Ketish ancora a guidare con qualità la regia del centrocampo del Chievo Women. Congia, testa alta, tocco verticale dove c'è Bercelli, ancora Congia, Dias Ferrer interviene sul pallone, il tocco dall'altra parte dove era per prima, però Pizzolato, Imprezzabile, lascia scorrere la palla sull'out, rimessa laterale per l'Arezzo. E per il Chievo è il quinto gol siglato nei primi 15 minuti in stagione. Chievo che ha segnato 14 gol nei primi tempi, considerando appunto quello messo a segno da Ketish 4 minuti fa. Razzolini, fallo commesso da Rosolen, calcio di punizione per l'Arezzo, deve cercare di
avere una reazione. La squadra allenata da Mr. Mike Heracles. Per Arezzo si tratta del 24esimo gol subito in stagione. C'è imprezzabile sul punto di battuta. Tutte le giocatrici del Chievo sono vicine all'area di rigore. Anche le saltatrici dell'Arezzo. Parte imprezzabile. Conclusione sul dischetto. Salta per prima Congia. La palla arriva comunque a imprezzabile. Che punta Ketish. Serie di finte. Palla sul destro. Vediamo se arriva al tiro. Tiro cross provato. La palla che arriva tra le braccia di Soju. Ma comunque si è fatta vedere in avanti l'Arezzo con questa conclusione personale di Francesca imprezzabile, classe 2001 con il numero 10 sulle spalle, 15 presenze in stagione con la maglia amaranto. Per lei potrebbe essere quasi un derby questo, visto che ha militato in passato con la maglia dell'Hellas Verona. Blasoni, Licco, mette giù la sfera. Lorieri si affida all'indietro a Nardi, che apre il gioco nella zona di Dias Ferrer, prestata da Crespi. Riesce ad averla meglio e guadagnare anche il calcio di punizione. Elena Crespi, classe 2000. Congia, orizzontale verso Micciarelli, che è stata ospite nella prima puntata di B-Woman, la nuova trasmissione presente nei canali di Beppe TV, in onda ogni venerdì dalle ore 16, e che approfondisce il calcio femminile. Tra i primi ospiti anche Nora Goldoni, giocatrice della Lazio. Intanto il tocco di Poli in avanti, quella palla che sbatte addosso la giocatrice dell'Arezzo, e dunque calcio d'angolo per la formazione di mister Fabio Ulderici. Va a prendere il pallone Crespi. Attenzione ai calci piazzati. Arezzo prima ha subito gol, è vero, dagli sviluppi, però deve stare attenta soprattutto nelle respinte. Il gol di Ketish è arrivata dopo che Razzolini aveva respinto bene anche nel tornare di rigore di testa, ma non c'è nessuno al limite a rispazzare il pallone. Crespi alza il braccio, richiama lo schema. Palla profonda dove arriva di testa Micciarelli, che non impatta bene il pallone per il sollievo dei tifosi dell'Arezzo. Micciarelli che era saltata anche molto bene, con un terzo tempo interessante. Ha impattato però male la sfera, non ha inquadrato la porta difesa da Carlotta Nardi alla sua 16esima apparizione in questa stagione. Dias Ferrer di testa allunga a cercare Paganini, arriva per prima Congia, imprezzabile. Ancora Congia, doppio intervento importante nello sventare una potenziale contropiede dell'Arezzo. Tuteri, Dias Ferrer, ancora Congia, insuperabile in questa prima parte di primo tempo. Intanto Picchi allaga sulla destra, Bergros arriva in chiusura e prova a far ripartire l'azione per la formazione di casa. Lorieri, il tocco in avanti verso Paganini. Paganini cerca di saltare Ketish, ci riesce e poi viene atterrata. Calcio di punizione per l'Arezzo, lampo di Paganini. Giocatrice di qualità e tecnica, che tra l'altro è cresciuta e ha sempre militato nelle maglie dell'Arezzo, ha fatto parte di quella squadra che 3 anni fa ha vinto la Serie C in battuta ed ha avuto accesso dunque alla Serie B. Calcio punizione per l'Arezzo con imprezzabile sul punto di battuta. Due giocatrici in barriera per il Chievo. Il cross basso interessante per il tocco di Tumei. Rimessa da fondo campo, nonostante l'ex Chievo tra l'altro richiedesse il calcio d'angolo. Punizione battuta molto bene con Tumei, che è andata a cercare il diagonale dentro l'area di rigore. Palla che però era troppo debole e si è spenta sul fondo. 22esimo minuto nel corso del primo tempo, il Chievo è in vantaggio ad Arezzo per 1-0 grazie al gol messo a segno da Ketish al 14esimo. Congia avanza ancora, Congia, il tocco in avanti,
recuperare il pallone è Licco, che vede il movimento da parte di Paganini. Paganini nel tunnel su Micciarelli. Paganini, Paganini con il destro, parata di Soggiu. Soggiu salva il risultato. Grande giocata da parte di Carolina Paganini, che è andata a cercare il tunnel ed è riuscita a saltare Micciarelli. Colta un po' in controtempo in questo caso, però tu per tu con Soggiu non è riuscita a siglare il gol del pareggio, e sarebbe stato il suo primo gol in stagione. Soggiu ha chiuso lo specchio in questo caso ed ha blindato il risultato, ma grande azione da parte dell'Arezzo. Attenzione intanto al Chievo con Bercelli. Picchi, azione che ha rinvigorito anche i tifosi di casa. Congia, attenzione al Chievo però, che può essere pericoloso in avanti. Bercelli, duella con Tuteri, Bergros, Licco, attenzione al movimento di Razzolini in profondità, servita da Licco, arriva in chiusura Micciarelli, la punta a Razzolini, uno contro uno, palla sul destro, si apporta sul sinistro, sei di finta, ancora Razzolini, la conclusione provata. Applausi per la seconda giocata importante di Arezzo in pochi minuti, con Razzolini in questo caso che è andata a cercare il tiro diretto verso Soggiu, che non ha avuto neanche in questo caso grandi problemi. Poco fa invece è stata strepitosa, a mio parere, sul tiro ravvicinato di Carolina Paganini. 24esimo, sempre Chievo in vantaggio, ma Soggiu alla 12esima apparizione con la maglia del Chievo Women, che si è resa protagonista in due grandi interventi. Attenzione alla costruzione della manovra del Chievo adesso, il lancio di Montemezzo a cercare Bercelli, che non riesce nuovamente ad agganciare. Rimessa laterale per l'Arezzo. L'Arezzo che dicevamo viene da vittoria contro il Ravenna, e settimana prossima affronterà una gara tutt'altro che semplice in casa della Lazio, mentre il Chievo viene dal 2-2, ma trovato in casa contro il Genoa, e settimana prossima affronterà in casa il San Marino Academy. Rimessa laterale per la formazione ospite. Micciarelli, il tocco verticale a cercare il movimento di Picchi, che prova la sponda, allontana la difesa dell'Arezzo. Poi Dias Ferrer, serve Licco, rimane a terra Dias Ferrer sul contrasto con una giocatrice del Chievo. Paganini, Razzolini, Licco, cerca il taglio offensivo da parte di Imprezzabile, la palla arriva tra le braccia di Soggiu. Rosolen spinge in avanti il terzino destro del Chievo, e tra gli ex della partita c'è anche il DS Simone Lelli, che attualmente milita nel Chievo Women, ma che ha avuto un'esperienza anche con l'Arezzo di 3 anni, tra il 2018 e il 2021. Se una palla rimane in campo, il cross cercato da Pizzolato, calcio d'angolo per il Chievo, 2-1 il conto dei corner da parte del Chievo. Vediamo chi va a battere, è stata del numero 31 Crespi. Attenzione nuovamente ai calci piazzati, dunque se riuscirà il Chievo a cercare il raddoppio oppure se Arezzo riuscirà a cercare il pareggio. Crespi con il mancino a rientrare sul primo palo, stacca Nardi e fa sulla sfera senza problemi. Vediamo se riesce a rilanciare velocemente Nardi. Rinvio con i piedi nella zona di Bergros, di testa arriva anche Pizzolato. Rimessa laterale per l'Arezzo. Dias Ferrer, anticipata dall'intervento determinato e sicuro da parte di Congia, guadagna comunque metri a formazione Amaranto in campo. Tumei, Dias Ferrer cerca di saltare in velocità a Crespi, che non si lascia superare, poi conquista anche un fallo prezioso. Calcio di punizione per il Chievo Women quando abbiamo raggiunto il minuto 27, quindi superato il primo tempo.
con il Chievo in vantaggio per 1-0. Crespi scambia nuovamente con Congia, si affida a Soggio, attenzione al pressing di Razzolini e arriva il pareggio! Il pareggio dell'Arezzo con Costanza Razzolini al 27esimo. E qui però la frittata è combinata perché Congia ha cercato di servire Soggio. Soggio non è andata al rinvio diretto, ha un po' tergiversato sul pallone con Razzolini che però ci ha creduto ed è intervenuta sul pallone. Palla che è finita in porta e dunque al minuto 27 Razzolini segna il gol del pareggio. Possiamo dirlo anche un po' su infortunio di Soggio e anche un po' per merito, perché Razzolini ha avuto la possibilità di chiudere, anzi con determinazione di andare a chiudere l'azione. Si è vista la palla, si era un po' allungata orizzontalmente verso Soggio, autrice di due grandissime parate poco fa, e nulla ha potuto in questo caso perché non è andata al rilancio veloce. Invece la palla ha un po' rimbalzato di davanti a sé, Razzolini quasi in scivolata è andata a siglare il gol del pareggio per Razzolini, 17 presenze in stagione, 7° gol in questo campionato e tra l'altro 2° consecutivo dopo quello messo a segno domenica scorsa contro il Ravenna. Mentre è rimasta a terra Soggio dopo il contrasto con Razzolini, vediamo anche il medico dell'Arezzo aver utilizzato lo spray sulla caviglia di Razzolini. Si sta scaldando anche Sara Polonio, secondo del Chievo Women. Vediamo se riuscirà a rimanere in campo Soggio. Comunque il gol dovrebbe essere stato assegnato, quindi non ci sono stati gli estremi per la punizione. L'arbitro infatti ha indicato il cerchio di centrocampo. E dunque quando siamo al minuto 29 nel corso del primo tempo, 1-1 tra CF Arezzo e Chievo Women. Al gol di Ketish messo a segno al 14esimo, ha risposto al minuto 27 Razzolini per l'Arezzo. Nel frattempo le due squadre ne hanno approfittato per abbeverarsi, due squadre che sin qui stanno giocando davvero un bel calcio a viso aperto, il ritmo e l'intensità sono ottimi. Abbiamo già visto due gol nella prima mezz'ora, ma al di là di quello devo dire che abbiamo visto anche molte conclusioni sia da una parte che dall'altra. Non dovrebbe farcela Soggio a rimanere in campo, sta per entrare Sara Polonio. Polonio Saina sarebbe la sua terza apparizione in questa stagione con la maglia dell'Harley Dickinson Chievo Women. Vediamo se si procederà al campo mentre ancora non si gioca. E anche i due allenatori ne hanno approfittato per dialogare e discutere con le giocatrici in campo. Per l'Arezzo si tratta dell'11esimo gol segnato in stagione nella prima mezz'ora. Mentre l'arbitro adesso va a sincerarsi delle condizioni di Soggio, perché adesso sono già un paio di minuti dove non si gioca. Telecamere inquadrano Polonio insieme al team manager del Chievo per capire se può entrare in campo o meno. L'arbitro richiama il cambio e allora entra in campo Sara Polonio, classe 2000, ed esce Valentina Soggio, classe 2003, che nel contrasto con Razzolini ha avuto la peggio in questo caso e dunque è costretta ad abbandonare il terreno di gioco. Soggio, che è stata autrice prima del gol dell'Arezzo di due ottime parate, non è riuscita però a rinviare il pallone, mentre sentite in sottofondo gli applausi di tutta la tribuna, e questo è un bel gesto di sportività e fair play che ci sentiamo di sottolineare per Valentina Soggio, che deve abbandonare questa partita è il terreno di gioco. In campo Sara Polonio, terza apparizione per la classe 2000 con la maglia del Chievo in questa stagione, in questo campionato anzi, sottolineerei. E dunque si prenderà dal minuto 32 con il Chievo a battere il calcio d'inizio dopo il gol messo a segno
5 minuti fa da Costanza Razzolini, che ha risposto a quello di Sara Ketish. Al 14esimo si gioca con già Crespi. Vediamo se ci sarà una reazione da parte del Chievo quando mancano 12 minuti al termine della prima frazione di gioco e le sirene stanno facendo diventare sordi anche noi in questo momento. Micciarelli, testa alta, va lancio verticale che sbatte su Paganini. Bergros, pizzolato, interviene ancora Bergros. Licco, testa alta, avanza ancora Licco, palla al piede, cerca di servire Paganini che rientra all'indietro. Lurieri può andarsene in velocità, ci riesce, la palla rimane in campo. Licco, imprezzabile, sbaglia il passaggio grazie all'intervento in fase di recupero di Ketish. Montemezzo, serve Congia, il tocco in avanti verso Bercelli, sbaglia però Congia i tempi del passaggio. Tumei, Licco riesce a rimanere in possesso della sfera nonostante il pressing di Montemezzo. Brasoni, lancio verticale verso Razzolini, Congia in chiusura. Bergros, Dias Ferrer, arriva adesso in pressing Crespi. Bercelli, ultimo tocco da parte del numero 7 del Chievo, Chiara Bercelli, classe 2005, giovanissima, insieme a Montemezzo sono le più giovani in campo. Razzolini cerca di aprire il gioco verso Paganini, ancora Razzolini, intervento regolare su Crespi. Tuteri, il rilancio dopo il pressing di Picchi, commette fallo, capitano del Chievo Women, calcio e punizione per l'Arezzo con Picchi che è intervenuta in modo un po' irruenta, forse è stato questo il fallo commesso ai danni di Maria Giulia Tuteri, vice capitano dell'Arezzo, classe 97, anche lei ha fatto parte delle invincibili, così soprannominate le ragazze che hanno vinto il campionato di Serie C due stagioni fa imbattute. È stata fatta anche una docuserie che è andata a finire su Prime Video. Intanto cade Razzolini, regolare l'intervento da parte di Crespi, la palla arriva tra le braccia di Polonio, primo pallone toccato per il nuovo portiere del Chievo Women. Micciarelli, Rosolen, Micciarelli, ancora Polonio, si affidano tanto i giocatrici del Chievo in fase anche di costruzione a manovra e di giro palla sui piedi dei propri semidifensori. Abbiamo visto però nel gol messo a segno da Razzolini che è stata una scelta sbagliata. Intanto Bercelli ha cercato il numero su Tumei, è riuscito solo a metà. Licco con la finta disorienta Bercelli, poi va al tocco verticale verso Razzolini, interviene Polonio, chiusura provvidenziale. Picchi, c'è il fallo commesso da Tuteri sul capitano del Chievo, calcio e punizione per la formazione di mister Fabio Ulderici. Montemezzo sbaglia completamente il passaggio, Paganini, Dias Ferrer, il tunnel su Montemezzo, palla che arriva a Bergros che in velocità salta un'avversaria, si distende adesso l'Arezzo, imprezzabile, si dimentica proprio un attimo del pallone. Intervento in chiusura da parte di Rosolene, provvidenziale, interrompe una potenziale manovra offensiva da parte dell'Arezzo. Rimessa laterale per la squadra di casa. Razzolini, passaggio all'indietro verso Bergros, interviene però il Chievo. Bercelli, il tocco verticale con il sinistro, non trova né Poli né Picchi, bensì i piedi di Nardi che poi prende il pallone con le mani. Dunque andrà la rimessa lunga con i piedi nella zona di Razzolini che duella con Micciarelli. Paganini prova ad aprire di prima ma non ci riesce. Congia, Rosolen, pizzolato, movimento di Poli con la palla che però è imprecisa. Rimessa laterale per l'Arezzo ancora.
Lorieri, rinvio profondo, non arriva Paganini, intervento provvidenziale di Pizzolato. Poi costruisce adesso il Chievo con Congia, che apre verso Crespi, prova a spingere Crespi, prestata da Dias Ferrer, riesce ad intervenire, a chiudere il triangolo con Montemezzo, sbagliato completamente però. Il passaggio verso Bercelli, con la palla che termina direttamente in out, e dunque rimessa a fondo campo per l'Arezzo. Il Chievo che costruisce delle buone trame di gioco, ma poi quando arriva sui 30 metri non riesce a trovare il guizzo per trovare il tiro in porta, oppure semplicemente per arrivare dentro l'area di rigore dell'Arezzo. Bercelli e Pizzolato molto spesso si ritrovano in fase di disimpegno a essere dietro proprio il baricentro della metà campo, e Poli e Picchi si ritrovano sole la maggior parte delle volte a duellare con tutta la retroguardia della formazione di casa. Licco, pressata da Montemezzo, che arriva adesso in possesso del pallone, serie di finte, Montemezzo, palla sul destro, può andare al cross, blasone di testa allunga, Tumei serve in fascia direttamente Dias Ferrer, pressata da Crespi, sbaglia completamente il passaggio, e allora ancora il Chievo con Bercelli, che riesce ad averla meglio su Tumei, ancora Bercelli, in mezzo a due, palla sul destro, cade a terra, regolare intervento da parte di Tuteri, e poi Licco, scusate, Tumei se ne va in doppio dribbling, poi tocco verticale a cercare il momento di Paganini, chiusura di Congia, che mette la palla in fallo laterale, rimessa ancora per l'Arezzo. Razzolini riesce a destreggiarsi bene con il pallone, a servire poi Paganini, imprezzabile, alza il campanile ancora verso Paganini, chiusura provvidenziale di Micciarelli in questo caso. Crespi serve Poli, arrivata addirittura vicino proprio alla linea difensiva per proteggere la porta, e poi sbaglia completamente il passaggio Bercelli. Tumei, Paganini, Tumei cerca il momento a tagliare da parte di Razzolini, che protegge la sfera con il colpo e crea spazio. Paganini cerca il cambio di gioco con il sinistro, la palla arriva invece a Rosolen, che ha tempo di rimettere in gioco l'azione. Bercelli, che credo sia cambiata di fascia, invece no, si trovava forse lì per un attimo, poi Pizzolato, Rosolen, Ketish apre il compasso nella zona di Poli, posizione irregolare, avanza numero 14, Poli contro Tumei, ancora Poli, va sull'esterno, intervento in chiusura da parte di Tumei, che non abbocca le finte di Angelica Poli e concede il corner al Chievo Women, mentre rimane a terra fuori dal terreno di gioco, dal rettangolo verde, Poli, che si rialza però senza particolari problemi. Montemezzo a battere la sfera da sulla lunetta dell'angolo alla nostra sinistra, 3-1 il conto dei corner. Attenzione alle saltatrici dentro l'area, parte Montemezzo, palla sul dischetto dove arriva di testa Picchi, ma non riesce a imprimere potenza sul pallone, e Nardi che rimette subito in gioco l'azione con imprezzabile, va al cambio di gioco a cercare Bergros, anticipata da Crespi, Licco riesce a servire indietro Blasoni, Paganini di prima, serve imprezzabile che non riesce a sua volta a cambiare gioco, e allora adesso è il Chievo ad avere il possesso del pallone. Poli non trova Picchi, intervento in chiusura da parte di Tuteri, ancora Picchi, pressata da Tume in questo caso e da Dias Ferrer, riesce ad averla meglio al numero 18 del Chievo, con la palla che arriva a Polonio. Crespi, il tocco verticale davanti a sé, liberissima Poli di poter controllare il pallone e puntare Tumei, uno contro uno, il cross al centro allontana Tuteri, Paganini su Ketish, poi Montemezzo, Razzolini ci mette la punta del piede, rimane a terra Paganini,
con Nardi che spazza il pallone fuori per permettere ai sanitari di accorrere alle cure verso Carolina Paganini, che rimane a terra, richiamati adesso in campo in sanitari dell'Arezzo per sincerarsi delle condizioni della numero 7 d'Arezzo, 14 presenze per lei in stagione e ricordiamoci nello sviluppo di questa partita la grande occasione avuta per cercare di pareggiare l'incontro, dove è stata bravissima in quel caso Soggiu a bloccargli lo specchio del tiro, pareggio poi che è arrivato con Razzolini al 27esimo e nell'occasione si è anche infortunata Soggiu e al suo posto c'è in campo adesso la numero 12 Sara Polonio. Mentre si è rialzata Paganini, viene adesso accompagnata a bordo campo con il Chievo che restituirà il pallone alla formazione Amaranto. Abbiamo raggiunto intanto il minuto 43, due minuti più recupero al termine di questa prima frazione di gioco che vede Arezzo e Chievo sul risultato dell'1-1. Tanto Poli riconcede palla all'Arezzo con Paganini che a sua volta ritorna in campo e dunque si può tornare a giocare. Dias Ferrer, Tumei, il lancio verticale verso Paganini ma arriva Montemezzo per prima, Polonio, attenzione al pressing di Imprezzabile, costretto a rinviare verso Pizzolato, Rosolen, Pizzolato a tempo per portarsi in avanti la sfera, ancora Pizzolato, interviene adesso Razzolini in recupero, tocco orizzontale verso Congia, apre sulla sinistra su Crespi, interviene anche Dias Ferrer per cercare la chiusura che poi avviene grazie all'intervento di Tumei. Montemezzo palla sul destro, va a cercare il proprio capitano stazionato dentro l'area di rigore, allontana Tuteri, Bergros direttamente nella zona di Paganini, 4 contro 2, sbaglia il passaggio grazie all'intervento di Congia per il Chievo, Congia che rientra adesso in possesso del pallone, insuperabile in questa prima parte della gara l'ex Sassari Torres, qualche difficoltà in più per Micciarelli, abbiamo vista soprattutto nell'azione che ha portato Paganini in porta, subire anche un tunnel. Mentre ci avviciniamo al 45esimo, 10 secondi, aspettiamo le indicazioni per i minuti di recupero, ricordiamo che non si è giocato per diversi minuti a causa di infortunio accorso a Soggiu, 3 minuti, si arriverà al 48esimo, iniziati adesso i 180 secondi che chiuderanno la prima frazione di gioco tra CF Arezzo e Chievo Women. Tumei, cerca e trova Razzolini, ancora Tumei, gli ruba palla Montemezzo, poi Crespi, Ketish, Montemezzo non riesce ad andarsene con Licco che di tacco serve benissimo Paganini, perde palla però la numero 7 dell'Arezzo grazie all'intervento di Ketish che nei primi 20 minuti ha giocato davvero una grande gara, poi si è un po' persa in campo Ketish, un po' sparita dal vivo del gioco e ne ha favorito secondo me anche l'Arezzo di questa piccola mancanza. Intanto quarto corner della partita per il Chievo sulla discesa di Pizzolato dalla destra, sempre con il sinistro a rientrare va Elena Crespi, 12 presenze tra maglia del Chievo per l'ex Sassari, Apulia Trani e Inter. L'Arezzo oltre a Paganini è tutta dentro la propria area di rigore, palla direttamente al centro nella zona di Razzolini che non riesce a staccare, attenzione all'occasione, a corsa a picchi che in caduta è riuscita ad arrivare sulla sfera ma non imprime la giusta potenza, sarebbe stata davanti alla porta e dunque respiro di sollievo per l'Arezzo in questo caso. Paganini intanto non riesce a bloccare il pallone, picchi allunga di testa verso Poli che però
era in ritardo sull'azione. Siamo entrati adesso dentro all'ultimo minuto di recupero. Vediamo se ci sarà tempo per un'altra azione offensiva oppure se si andrà a bersi un tè caldo con il risultato di 1-1. Rimane a terra sul contrasto con Diaz Ferrer Montemezzo. Scusate, era il numero 31 Crespi che è rimasta a terra dopo il contrasto con Diaz Ferrer. Dunque calcio di punizione per il Chievo, 20 secondi, forse c'è tempo per l'ultima battuta verticale. E invece Congia va diretta su Crespi, testa alta, il cross tentato di tacco, Licco allontana, Razzolino arriva sulla sfera grazie all'intervento di Ketish. Minciarelli, Ketish all'indietro verso Polonio, non c'è più tempo, arriva il duplice fischio del signor Silvio Torreggiani. Primo tempo si chiude con il risultato di 1-1 tra CF Arezzo e Chievo Women. Velocissimi a sbloccare il risultato è stato Ketish, è stata Ketish al 14° del primo tempo, poi Arezzo ha trovato il pareggio con Razzolini al minuto 27. Adesso un attimo di break, rimanete con noi amici e amiche di Beppi TV perché ce l'ha da seguire il secondo tempo della vivace partita tra CF Arezzo e Chievo Women. A tra poco.
Rieccoci di nuovo insieme per seguire il secondo tempo di ACF Arezzo Chievo Women, match valevole per la 17ª giornata del campionato Serie B femminile. Subito un cambio per il Chievo Women, sta per entrare numero 17 Alice Begal, insieme a doppio cambio, anzi, perché ci sono Begal e no, Rosolene è in campo normale, poi se sarà lei ad uscire. Aspettiamo insomma la vagnetta luminosa prima di andare a fare i nostri pronostici, che chiaramente dietro non si illumina. Quindi ok, 27-17, quindi esce Rosolene e al suo posto entra con il numero 17 Alice Begal, classe 2003. Begal, 14ª presenza questa con la maglia del Chievo in questa stagione, 3 gol segnati sin qui. Primo tempo che si è concluso con il risultato di 1-1, in gol Ketish al 14esimo e poi il gol del pareggio è arrivato al 27esimo con Razzolini. Una partita molto vivace e divertente, vedremo se le attese verranno anche riproposte in questa ripresa, con il Chievo in completo classico giallo-blu che attaccherà la sinistra verso destra dei vostri teleschermi, Arezzo in maglia e calzettoni amaranto con pantaloncini neri da destra verso sinistra. Ed è partito il secondo tempo di ACF Arezzo Chievo Women, con il Chievo che manovra il primo possesso palla. Andiamo a leggere le giocatrici che sono in campo in questa ripresa. Per Arezzo nessun cambio, quindi Nardi, Tumei, Blasoni, Tuteri, Lorieri, Belgros, Licco, Paganini, Imprezzabile, Razzolini, Diaz. Un cambio costretto nel primo tempo per il Chievo, è entrata Polonia al posto di Soggiu, poi Begale al posto di Rosolen, Congia, Micerelli, Crespi, Montemezzo, Ketish, Bercelli, Poli, Pizzolato e Picchi. Dirige l'incontro il signor Silvio Torreggiani, la sezione di Civitavecchia, coadiuvato da Gabriele e Elisino e Niccolò Agostino, rispettivamente di Ostia Lido e Roma 1. Leggiamo anche due panchine, quella di Arezzo per mister Mike Heracles a disposizione. Attenzione all'errore in trovata di rigore, la conclusione, arriva il 2-1 siglato da Picchi dopo un minuto della ripresa. Picchi porta sul 2-1 il risultato. Serie di errori dentro l'area di rigore dell'Arezzo, con la palla che è terminata sulla sinistra dove c'era Roberta Picchi, il capitano del Chievo, piattone piazzato a battere Nardi e a portare subito in vantaggio nella ripresa il Chievo per Picchi, 9° gol stagionale. E dopo un minuto cambia subito il risultato di ACF Arezzo e Chievo, con il Chievo che torna in vantaggio in questa partita. Disattenzione difensiva dell'Arezzo e Picchi che punisce le Amaranto. Eravamo rimasti in voi in debito con la panchina, quella di Arezzo: Olzer, Vive, Sfortunati, Gnisci, Cagnina, Carcassi, Nocchi, Miotto, Martino. Quella del Chievo di mister Fabio Ulderici, che adesso è in vantaggio con il risultato Sagion, Merli, Zannini, Barro, Pedio, Pasquali e Marengoni. Attenzione ancora al Chievo con Poli, entrato in campo con un altro atteggiamento, la formazione allenata da Fabio Ulderici, come abbiamo letto nel prepartita, ex tecnico di Parma ed Empoli, arrivato in questa stagione al Chievo Women. Attenzione al cross al centro, ancora a cercare la girata di Picchi, interviene Tuteri in chiusura. Bergros porta palla al limite dell'area e la spazza. Chievo che è entrato con un altro atteggiamento, una determinazione importante, vuole cercare di portarsi a casa i 3 punti qua dal comunale città di Arezzo. Montemezzo, intervento di Razzolini in chiusura con il fisico, l'arbitro concede il vantaggio. Ancora Razzolini, duella anche con Ketish, alla meglio Razzolini, progressione in mezzo al campo, interviene Congia in chiusura. Poli, il tocco verticale per Begal, Lorieri commette fallo, Poli proprio sulla numero 33 dell'Arezzo, ovvero Sofia Lorieri, ex Sassuolo e Fiorentina. Calcio di punizione per l'Arezzo che si ritrova sotto dopo 3 minuti nel corso della ripresa per via del gol messo a segno da Picchi proprio dopo qualche secondo dal fischio d'inizio di questo secondo tempo. Congia apre il compasso a cercare Pizzolato,
chiusa da imprezzabile, ancora Pizzolato. Gli tocca cercare Picchi. Prova a girarsi, ci riesce, nonostante il pressing di Licco. Lorieri in chiusura, ancora Licco. Mette il piede sulla sfera, Paganini. Intervento falloso di Ketish. Calcio e punizione per l'Arezzo. Scusate, di Montemezzo. Il fallo è stato commesso al numero 15, Montemezzo, ex Vicenza. La sesta apparizione con la maglia del Chievo Women. Lorieri, il tocco centrale, non arriva Paganini, stacca per prima Micciarelli. Bergros si rimane in velocità sulla sinistra, ancora Bergros, prova il cross, secondo corner della gara per l'Arezzo, il primo della ripresa. 4-2 il conto dei calci d'angolo, si porta imprezzabile sul punto di battuta. Attenzione adesso ai saltatori dentro la di rigore, vediamo se c'è la reazione dell'Arezzo. Quando siamo vicini al minuto 50 di questa partita, richiama lo schema imprezzabile, palla direttamente centrale, esce con i pugni Polonio, allontana poi Ketish. Lorieri, imprezzabile, palla sul destro, può andare al cross, traversone che arriva, cercare Razzolini. Micciarelli non riesce a staccare di testa, la palla comunque arriva tra le braccia di Polonio, che rimette subito in gioco Crespi per far spazio a Begal davanti. Vediamo come sia cambiata anche la formazione in campo da parte di mister Ulderici. Pizzolato è a fare il terzino destro, sembra essere un 4-2-3-1 in effetti quello del Chievo, con Poli che adesso entra in possesso palla ma è in posizione irregolare al momento del lancio di Pizzolato. Dicevamo, con Pizzolato, Bercelli sugli esterni, a centrocampo Ketish, Montemezzo, con Begal che fa compagnia a Picchi in avanti, e Pizzolato terzino, quindi Poli, Bercelli, Picchi e Begal. 4-2-3-1, 4-3-3 per il Chievo, che ha trovato subito il gol del vantaggio ad inizio ripresa. Imprezzabile, la palla rimane in campo, cerca il numero che riesce, Paganini. Intervento di Micciarelli falloso, il Ruenta in questo caso al numero 2 del Chievo, ex San Marino. Calcio di punizione per l'Arezzo. Micciarelli ospite della prima puntata di B-Woman, la nuova trasmissione in diretta sui canali di Beppi TV ogni venerdì dalle ore 16. Parleremo di calcio femminile, approfondimenti, curiosità e tanti ospiti. Imprezzabile intanto sul punto di questo calcio punizione, palla al centro dove stacca di testa Congia, ancora imprezzabile però, palla sul destro, può cercare il tiro che arriva da fuori, blocca Polonio e fa sua la sfera in un tiro molto interessante in realtà, quello cercato dal limite dell'area da parte di Francesca Imprezzabile. Polonio era però ben attenta e posizionata sulla conclusione. Bergros mette giù la sfera, Imprezzabile duella con Ketish, poi Razzolini non riesce a tenere la palla in campo, dunque rimessa per il Chievo Women con Pizzolato. Lorieri, Licco, verticale a cercare Razzolini, di testa arriva Micciarelli, Imprezzabile prova a proteggere il pallone, l'ultimo tocco però è il suo. Poli batte velocemente la sfera verso Picchi, l'autrice del gol del 2-1, Licco. Diaz Ferrer, testa alta, vede il movimento di Razzolini sulla sinistra, l'aggancia adesso il pallone, Razzolini prova a girarsi, Imprezzabile dentro la di rigore di Asseferrere, Paganini sbaglia però a lasciare scorrere il pallone, Imprezzabile con Poli che recupera bene la sfera e la spedisce chiaramente in fallo laterale, già battuto Paganini, spalla alla porta, questa girazzi, riesce molto bene Paganini ad andarsene, ancora Paganini, palla sul destro, serie di finte, prova il doppio dribbling, ancora Paganini, intervento di Micciarelli,
che subisce fallo da parte di Paganini, che ha avuto forse strafare in questa occasione. Dopo il primo dribbling poteva andare al cross al centro. Parlavamo appunto nel primo tempo di Paganini, quando ha saltato in maniera molto brillante Micciarelli, una giocatrice cresciuta, e ha fatto anzi tutta la trafila nelle giovanili dell'Arezzo fino alla prima squadra, giocatrice di qualità e tecnica. L'abbiamo visto anche in questo caso, forse ha avuto troppo strafare in questo episodio. Bercelli, Arezzo recupera palla però con Dias Ferrer. Bergros rimane a terra, giocatrice del Chievo, commesso fallo Dias Ferrer, a terra c'è finita Begal. Calcio punizione per il Chievo quando abbiamo raggiunto il minuto 55 della ripresa, e il risultato è di 2-1 per la formazione ospite. Già battuta Micciarelli, verticale, prova a risponda picchi, la palla che arriva a Bercelli, interviene bene la difesa dell'Arezzo, ma ancora Bercelli, cambio di gioco perfetto a cercare sulla destra la Poli, duella con imprezzabile, poi prova ad andarsi nel dribbling verso l'esterno, il cross tentato, palla fuori, rimessa laterale, non sarà calcio d'angolo per il Chievo, ma solo rimessa laterale. Chievo che in questa stagione ha segnato nel secondo tempo 14 gol e ne ha subiti 16. Mentre l'Arezzo ne ha segnati 14 e ne ha subiti altrettanti. Paganini ancora se ne va con un da dribbling, prova a far correre Bergros sulla sinistra, duello in velocità con Pizzolato, ancora Bergros, il cross al centro, la palla che arriva di Dias Ferrer, Paganini cerca il destro, murato da Montemezzo, il tiro, Tuteri, tocco in avanti, sbagliato il passaggio, Ketish va a cercare il movimento da parte di Berracelli. Ancora Ketish, picchi, prova ad andarsene e a girarsi, ma commette fallo Bergros. Calcio di punizione per la formazione ospite allenata da mister Fabio Ulderici, che è in vantaggio qua al comunale allo stadio Città di Arezzo. Palla profonda per il colpo di testa di Picchi, che fa un'ottima sponda, attenzione a Bercelli, Bergros arriva a chiudere il passaggio orizzontale, Dias Ferrer poi non riesce a tenere palla in possesso con il Chievo, che una giocata, una manovra piuttosto difficile, riesce comunque a rimanere in possesso palla, attenzione, può andare al traversone, traversone che arriva in questo istante, Lorieri non arriva, la conclusione tentata da Poli, e poi Lorieri come ultimo tentativo riesce con il corpo a murare l'intervento e concede il quinto angolo della partita al Chievo, con Poli che ha avuto la possibilità di andare sul 3-1. Lorieri provvidenziale in questo caso, seppur girata, con una chiusura importante. Attenzione, l'arbitro ferma il gioco, vediamo che succede. L'arbitro che si dirige dalle parti della panchina dell'Arezzo, credo cambia qualcosa nell'occhio, il direttore di gara, e è andato a farsi vedere, ecco, dal medico, dai sanitari dell'Arezzo. L'arbitro deve avere qualcosa appunto nell'occhio, forse. Quindi il gioco è fermo con i sanitari che sono intorno all'arbitro, al signor Silvio Torreggiani di Civitavecchia, mentre Crispi già pronta a battere il calcio d'angolo. 5-3-2 il conto dei corner, con l'arbitro che è ancora a bordo campo a farsi medicare. Ringrazio i sanitari dell'Arezzo, adesso torna in campo, e dunque hanno funzionato le cure sanitarie del medico quest'oggi in campo, e dunque si potrà tornare a giocare quando siamo al 59esimo. Di ACF Arezzo Chievo, Crespi,
direttamente fuori la palla, calcio d'angolo da dimenticare per la giocatrice del Chievo Women, Elena Crispi, ex Sassari, Apulia Trani e Inter, che ha battuto tutti i calci d'angolo dalla destra. E dunque rimessa a fondo campo per la squadra di casa che si trova in svantaggio. Nardi, il tocco per Imprezzabile. Diaz Ferrer, ancora Imprezzabile. Gioco aereo dell'Arezzo, quella palla che però arriva alla parte di Crespi. Polonio non rischia. Diaz Ferrer, un po' in ombra in questa partita, numero 11 dell'Arezzo. Imprezzabile di prima, a cercare proprio Diaz Ferrer che alza il campanile verso Paganini. Intervento incredibile da parte di Congia, che con la punta del piede riesce a non far arrivare la sfera dalle parti di Paganini, che si era imbeccata bene in mezzo a Congia e Micciarelli. Congia, partita sin qui importante da parte di Valentina Congia, esatto, sì, classe 98. Intanto punizione per ancora il Chievo, quando mancano 30 minuti al termine di questa partita valevole per la 17ª giornata del campionato nazionale di Serie B femminile, la seconda del girone di ritorno tra CF Arezzo e Chievo Women. Discesa centrale di Bercelli. Ketish cambia sulla destra dove c'è Poli. Poli contro Imprezzabile, palla sul destro, rientra sul sinistro, l'appoggio all'indietro verso Pizzolato che prova il cross basso. Sbaglia completamente l'appoggio, però Montemezzo non riesce a ripartire, però l'Arezzo. Licco, altra palla sbagliata da parte del Chievo. Bergros può fare tutto da sola, in mezzo a due, perde palla con Picchi che la recupera. Begal, Alice Begal, il tocco verso Bercelli che apre sulla destra dove c'è nuovamente Poli. Si è allargata molto bene poi, duella con Lorieri, serie di finte, Lorieri si mette davanti al pallone e poi rilancia, riesce a sventare un po' la minaccia ma non a rimanere in possesso del pallone, che finisce fuori. Dunque rimessa laterale per il Chievo Women, che comunque guadagna metri e rimane nella metà campo Amaranto. Pizzolato, Montemezzo, il cross al centro, attenzione a Begal, riesce a spazzare in qualche modo Tumei. Licco mette giù il pallone, Tuteri, Tumei, Razzolini chiude il triangolo con Tuteri, poi Bergos non arriva sul pallone, riparte il Chievo con Poli in mezzo a due, serie di finte, riesce a rimanere in possesso, poi Begal si gira, il destro deviato, palla fuori di pochissimo, sesto corner per il Chievo. Rimangono a terra sia Bergros che Poli, con Begal che ha avuto il tempo di girarsi dentro l'area di rigore e di calciare, anzi piazzare il pallone deviato. La palla che ha sibilato il palo alla sinistra di Nardi. Dunque nuovo calcio d'angolo per la formazione di Fabio Ulderici. Crespi sul punto di battuta posiziona il pallone vicino al limite della battuta sulla lunetta. Attenzione alla traiettoria a rientrare. Va Crespi. Esce Nardi con i pugni. La palla rimane dentro la di rigore. Ancora Nardi. Due interventi importanti. Poi Razzolini ci mette un piede su Micciarelli. È regolare però l'intervento del capitano dell'Arezzo. Razzolini batte velocemente. Rimane a terra ancora Micciarelli. Tuteri vede Nicole Micciarelli a terra e mette la palla fuori per permettere ai sanitari del Chievo di soccorrere la classe 99. Micciarelli, 7 anni con la maglia del San Marino, ha avuto cambiare aria, così ha detto alla sua prima puntata come ospite nel nuovo format Big Woman. Cercava nuovi stimoli e li ha trovati con la maglia del Chievo. Prima puntata che ha visto protagonista anche Nora Goldoni, che si è raccontata, ha lanciato un messaggio anche importante verso le bambine che giocano a calcio, dicendogli di inseguire e continuare a lottare per i propri sogni ogni venerdì sui canali di Beppi TV dalle ore 16. Mentre è ancora a terra Micciarelli,
uno sguardo ai prossimi appuntamenti, partendo dall'Arezzo che chiuderà febbraio con la gara in trasferta domenica prossima in casa della Lazio Uomene, poi rigiocherà al Comunale contro il Genoa Uomene. Per quanto riguarda invece il Chievo, chiuderà febbraio domenica prossima in casa contro il San Marino Academy e poi aprirà marzo con la trasferta umbra in casa della Ternana. Si è rialzata Micciarelli, viene adesso accompagnata a bordo campo dallo staff medico con il Chievo che adesso riconsegnerà palla all'Arezzo. Ecco qua, vedete Bercelli con l'Arezzo che ha già giocato con Licco. Blasoni, imprezzabile, prezzata da Pizzolato in mezzo a due, perde palla a favore di Montemezzo. Begal, vicinissima a trovare il gol del 3-1, ancora Begal, se ne va in dribbling sulla destra, il cross raso terra, Licco arriva ad interrompere il traversone. Lorieri, il tocco verticale basso verso Belgros che però perde un attimo di gioco importante, mettendo in difficoltà anche Lorieri in questo caso, che riesce a tornare al cross verticale. Dias Ferrer in pressing su Ketish, che si rifugia da Polonio. Attenzione a questi retropassaggi. Il gol di Razzolini è nato proprio da un retropassaggio sbagliato. Imprezzabile. Tocco orizzontale verso Razzolini. Interviene Bercelli con la palla che però rimane in possesso dell'Arezzo. Blasoni, testa alta, va al lancio lungo verso Paganini che di testa allunga, non c'è Dias Ferrer. Ancora Blasoni, imprezzabile. Blasoni, Lorieri, Blasoni, imprezzabile, prova ad allungare di destro. La palla terminata, sembra non avere idee in questa fase di gioco. Quando siamo al 66esimo della ripresa, l'Arezzo, l'abbiamo visto in questa fase, forse è il caso che mister Mike Heracles ricorra a dei cambi per riuscire a cambiare l'inerzia dell'incontro. D'altra parte invece ne ha fatti già due, natore del Chievo, Fabio Ulderici, mentre Polonio e Begal, e il Chievo sembra avere ritmo e intensità, comunque non concedendo di fatto nulla in questa ripresa sin qui all'Arezzo. Razzolini, Blasoni, sbagliato completamente il passaggio con Ketish nel posto giusto al momento giusto, e apre la palla sulla destra dove c'era una prateria per Poli. Lorieri in chiusura però riesce a chiudere la palla fuori sul possesso di Poli. Pizzolato, 16 presenze, un gol con la maglia del Chievo in questo campionato per Martina Pizzolato. La palla che scorre in zona di rigore, Licco, attenzione, cincischia troppo con il pallone, ancora Licco riesce a uscirne quasi bene, poi c'è il fallo però fischiato con un po' di ritardo da parte del direttore di gara di Bercelli e danni di Licco, che palla al piede si è liberata benissimo tranne lo scarico. Però arriva adesso il primo cambio del match per l'Arezzo, sta per entrare in campo Giorgia Miotto con la maglia numero 44, ma ancora si continua a giocare. Spazza senza fare complimenti Micciarelli, vediamo chi sarà la giocatrice ad uscire. Esce Paganini e al suo posto entra Miotto, classe 2002. Miotto, quarta presenza con la maglia dell'Arezzo, ed entra anche un'altra giocatrice pronta ad entrare. Vediamo un po', esce Bergros e al suo posto un po' di confusione, quindi dentro Miotto e anche Carcassi, quindi Miotto e Carcassi. Vediamo se riescono a fare il cambio. Quindi esce Paganini,
ed esce anche Belgros al loro posto, Miotto e Carcassi. Tra le proteste in questo cambio del pubblico di fede aretina, Belgros e Paganini comunque hanno fatto una buona partita. Cambio anche per l'Hellas, esce Bercelli e al suo posto entra con il numero 43 Marengoni. Quindi dentro Carcassi e Miotto per l'Arezzo, dall'altra parte invece dentro Marengoni. Escono dal terreno di gioco Belgros, Paganini e Bercelli. Tra le proteste abbiamo anche un po', insomma, allibito dei tifosi di casa che hanno, come dire, iniziato una lieve protesta forse nei confronti di Mr. Mike Heracles per i cambi effettuati in questa ripresa. Intanto è Arezzo nella metà campo del Chievo, rimessa laterale per la formazione giallo-blu. Pizzolato, Micciarelli, il tocco in avanti a cercare Picchi, intervento di Blasoni, imprezzabile. La palla rimane in campo, ancora imprezzabile, in mezzo a due, in mezzo anche a Ketish, riesce a rimanere in possesso del pallone, imprezzabile, poi sbaglia l'appoggio orizzontale però. Attenzione allora adesso al Chievo con Poli. Chievo non ha fretta chiaramente di affrettare le giocate, scusate il gioco di parole. Poli servita da Pizzolato, il tocco davanti a sé per Marengoni, entrata da poco in campo. Lorieri spazza in fallo laterale. Siamo al minuto 71, 19 più recupero al termine di questa partita che vede il Chievo in vantaggio per 2-1 sull'Arezzo. Rimessa laterale per la formazione Amaranto con imprezzabile che lascia a Lorieri il compito di mettere in gioco il pallone. Micciarelli da dietro riesce a mettere fuori tempo Razzolini, sbaglia però il passaggio, poi in avanti Pizzolato. Rimessa laterale ancora per la formazione Amaranto proprio davanti alla panchina dell'Arezzo. Mister Mike Heracles che è in piedi, come in piedi anche mister Fabio Ulderici. Intanto Lorieri dopo il tocco di Miotto. Razzolini riesce a rimanere in possesso del pallone. Begalla allora, Ketish imprezzabile. Lorieri di prima a cercare Paganini, riesce a allungare di testa Carcassi, Paganini. Scusate, Paganini è uscita, Razzolini. Lapsus freudiano da parte del telecronista. Licco serve sulla destra Tumei, che prova ad allungare verso Diaz Ferrer. Intervento in anticipo di Crespi. Poi in mezzo a due non riesce a mantenere il possesso del pallone Tuteri, che concede la rimessa laterale al Chievo. Due formazioni che in classifica fino ad oggi erano molto vicine. Arezzo nona con 20 punti. Il Chievo ottava con 84, con 24, scusate, la palla è arrivata intanto dalle parti del numero 19, Carcassi. Diaz Ferrer riesce a girarsi, attenzione alla costruzione di gioco adesso del Chievo con Poli, Micciarelli, Pizzolato, prova a spingere in mezzo a due giocatrici dell'Arezzo. Regolare l'intervento di Razzolini con Miotto che non riesce a tenere la palla in campo. La rimessa laterale è a favore del Chievo con mister Fabio Ulderici, arrabbiatissimo con i propri difensori, e dà anche indicazioni tecniche ai propri giocatrici. Pizzolato, il tocco in avanti a cercare Begal, di testa a Lorieri. Carcassi non arriva sul pallone, ancora Pizzolato, prestata da Razzolini. Pizzolato, Razzolini alla meglio, riesce a conquistare palla in modo regolare e poi viene atterrata da Pizzolato. Calcio punizione per l'Arezzo in una gara sin qui, al di là dei falli tattici che ci possono stare, molto 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 corretta da parte di entrambe le formazioni. Lancio verticale di imprezzabile con la palla che arriva nella zona di Diaz Ferrer. Polonio capisce tutto e arriva per prima a bloccare e a prendere questo pallone.
imprezzabile di testa. Serve Licco che controlla male il pallone. Allora Picchi, il capitano del Chievo, prova a mettere ordine, non ci riesce. Lorieri in mezzo a tre, prende qualche rischio, sbaglia il passaggio. Ketic prova a sua volta a cambiare il gioco e ci riesce. Attenzione alla spinta di Crespi, il lancio verticale a cercare il movimento tra gli area di Picchi. Nardi arriva in facile presa dopo aver letto benissimo i tempi dell'uscita. Micciarelli, Poli, calcio di punizione per il Chievo con Micciarelli, già battuta. Ketic con già Crespi davanti a sé, va a cercare Marengoni. Ancora Marengoni, rimane in possesso del pallone. Arriva anche Licco adesso a chiudere. Marengoni orizzontale, la palla arriva a Montemezzo che ha il tempo per cercare la conclusione. Ci prova Montemezzo, la palla termina a lato, ma occasione per il Chievo con il destro da fuori area di Montemezzo. Aveva metri per cercare il tiro, lo ha provato. Montemezzo Martina, classe 2005. Nardi a cercare Miotto, di testa però arriva Montemezzo ancora una volta. Poi c'è Picchi, allarga sulla destra dove c'è Poli. Poli verticale per Begal, spalla alla porta, riesce a girarsi, ancora Begal, serie di finte, palla sul sinistro, cerca il cambio di gioco, la palla che arriva dall'altra parte dove c'è Ketic, costretta a rientrare Ketic sul pressing di Tumei. Cross provato comunque da Crespi, in mezzo a due, commette fallo Alice Begal, classe 2003, su Blasoni e Tutiri che erano andate in contro al pallone. Dunque 76esimo sul cronometro, il risultato parla sempre di Chievo 2 Arezzo 1. Lorieri apre sulla sinistra dove c'è imprezzabile, controlla bene il pallone. Attenzione al movimento verticale di Razzolini, perde il tempo di gioco. Imprezzabile alla meglio Pizzolato in mezzo a due, la palla termina in out, rimessa laterale per l'Arezzo. La palla che è tra le braccia di mister Michael, tecnico della formazione Amaranto. Lorieri prova ad andare in profondità verso Razzolini, controllo sbagliato del capitano dell'Arezzo, autrice del gol che aveva permesso alla formazione Amaranto di accorciare l'incontro. Rimessa laterale per il Chievo. Lorieri, palla ancora fuori. Lorieri, la palla sbatte addosso a Imprezzabile. Marengoni allarga per Crespi che è andata in sovrapposizione. Ancora Crespi, testa bassa, prova a spingere sulla sinistra. Crespi se ne va velocissima in mezzo a due. Ancora Crespi, il cross tentato, intervento in scivolata rischiosissimo di Tumei. Regolare per il direttore di gara. Si continua a giocare con Carcassi che serve orizzontalmente Razzolini. Rimane a terra Crespi e Razzolini. Con un bel gesto, l'ennesimo bel gesto di fair play di questa partita, Razzolini mette la palla fuori per andare a soccorrere Crespi che è rimasta a terra sull'intervento di scivolata regolare da parte di Tumei. Ma ha avuto la peggio, la numero 31 del Chievo. Vedete adesso quante giocatrici e compagni di squadra sono andate a soccorrere appunto Elena Crespi. Arrivano adesso in campo anche i sanitari. Vorrei sottolineare, evidenziare nuovamente la grande sportività che c'è in campo. Adesso sarebbe dovuto ripartire in contropiede, invece Razzolini ha messo la palla fuori rendendosi conto che Crespi era rimasta a terra. Crespi, 12 presenze in stagione, proviene dal Sassari, una squadra tutta nuova quella del Chievo e giovanissima soprattutto, una delle più giovani del campionato. L'età media del Chievo è 22 anni, quella di Arezzo è 23.5. Chievo che in campionato prima di questa gara aveva segnato 27 gol, ne aveva subiti 27, una media gol di 1.7 a partita, 21 ammunizioni e un'espulsione, mentre l'Arezzo 25 gol segnati, 23 gol subiti prima di questa partita. Attualmente si trova comunque sempre a più 1 di differenza reti, una media gol a partita di 1.6.
e ha come miglior capocannoniere Nocchi e Razzolini con 7 reti. Dall'altra parte invece c'è Picchi con 9 gol in stagione. Accompagnato intanto a bordo campo, esce dal terreno di gioco attualmente provvisoriamente Crespi, con il Chievo che riconcede palla all'Arezzo, già persa con Marengoni sulla sinistra, va in un dribbling, ci riesce su Tume, il cross al centro, Blasoni allontana questa grave disattenzione da parte della guardia Amaranto, che palla concessa dopo il gesto di fair play, ha clamorosamente ciccato la sfera. Poli, primo dribbling, Marengoni cerca una specie di tiro cross, una palla che si spegne sul fondo, è messa a fondo campo per l'Arezzo. Quando siamo dentro al minuto 80 nel corso della ripresa, 10 più recupero al termine di ACF Arezzo Chievo Women. Il rinvio di Nardi, corto, arriva comunque l'icone a respinta, imprezzabile. Tocco in avanti verso Razzolini che fa sportellate con Micciarelli. Ancora Razzolini, protegge il pallone, non riesce però a servire, imprezzabile Micciarelli. La palla rimane in campo, Razzolini serve davanti a sé e Miotto, posizione regolare, Carcassi, palla sul destro, dall'altra parte Diaz Ferrera, la conclusione, palla fuori, deviazione, occasione per l'Arezzo, discesa bellissima, fatta da una serie di passaggi da Razzolini a Miotto, a Carcassi, a Diaz Ferrera, conclusione deviata e terminata in angolo. Terzo corner della gara per l'Arezzo, conto di corner è 6-3 per il Chievo, mentre è pronto un doppio cambio per la formazione di mister Fabio Ulderici. Vedremo se ci sarà subito oppure attenderà la battuta del corner. C'è il cambio dunque, esce, vediamo un po', perché era uscita una giocatrice che non era in campo, quindi vediamo un po' il team manager cosa ci mostra. Intanto entreranno Barro e Merli sicuramente, quindi dentro Barro e Merli esce Crespi per far posto a Merli e poi entra Barro al posto di Poli. Abbiamo sentito insomma urlare da qua il numero 14. Quindi dentro Barro e Merli al posto di Crespi e Poli. Doppio cambio forse pronto in arrivo anche per mister Mike Heracles dell'Arezzo. Vedremo se subito o lascerà battere il corner. Intanto vedete anche il numero 19, Barro. Chiara va a posizionarsi dentro la di rigore, poi andrà a saltare. Imprezzabile, c'è il calcio d'angolo per l'Arezzo sul punto di battuta. Fischia l'arbitro, parte imprezzabile sul dischetto, non arriva Diaz Ferrer per un non nulla. Attenzione a Marengoni, il rilancio in avanti, era uscita Crespi che si era fatta male nell'azione poc'anzi. Tuteri, sventagliata centrale a cercare Diaz Ferrer, intervento di Micciarelli a temporeggiare. La palla arriva a Polonio, mentre è pronto un altro doppio cambio, questa volta da parte dell'Arezzo. Vedremo chi saranno i giocatrici a dare il via al forcing finale di questa partita apertissima come non mai. Il lancio a cercare su destra Begal, intercettato, lancio di Merli, attenzione, esce Tumei ed entra Fortunati e poi, quindi dentro Fortunati al posto di Tumei e poi dentro Nishi al posto di Imprezzabile. Dentro Fortunati e Nishi al posto di Tumei e Imprezzabile. Dunque tenta il tutto per tutto mister Mike Heracles per cercare di raddrizzare la partita, mentre dall'altra parte attenzione al Chievo che vorrà cercare di usufruire degli spazi lasciati dall'Arezzo per aumentare il proprio risultato. Merli,
Palla sul sinistro. Cambio di gioco a cercare la conclusione tentata da Marengoni. Palla alta sopra la traversa. 6 minuti più recupero, siamo all'84esimo al termine di questo incontro. Un incontro vivace, dove le due squadre sono affrontate sin qui a viso aperto e apertissima la gara a qualsiasi risultato, che vede però in vantaggio attualmente il Chievo per 2-1. Micciarelli intanto il colpo di testa poi da allungare per Merli, il tocco sulla destra verso Begal, arriva l'intervento in chiusura di Lorieri, la palla non esce però, ancora si gioca. Lorieri, doppio dribbling, il tocco davanti a sé è sbagliato, Ketic arriva prima sulla sfera, poi Begal, posizione irregolare, ancora Begal in mezzo a due, si dimentica per un attimo del pallone, si porta verso la bandierina per cercare di guadagnare secondi preziosi, non ci riesce grazie all'intervento della giocatrice dell'Arezzo, Razzolini, Licco, vediamo se riesce ad allungare, Dias Ferrer, porta palla, break dell'Arezzo, contropiede piuttosto lento però dell'Arezzo, Dias Ferrer riesce a servire verticalmente un movimento da parte di Gnisci, arriva in chiusura giocatrice, attenzione a Gnisci, chiusura di Congia provata. Gnisci comunque ha toccato per ultima il pallone, difficile concludere da quella posizione di campo, ma è riuscito a guadagnarsi il massimo, ovvero il calcio d'angolo, quarto corner della gara per l'Arezzo, conquistato in questo caso con determinazione e coraggio da parte di Gnisci, entrata da pochissimo in campo. C'è Miotto a battere il calcio d'angolo, data l'uscita di Imprezzabile. Alza il braccio, richiamare uno schema. Miotto, palla centrale a cercare Razzolini. La palla liberata dalla retroguardia del Chievo. Lorieri. Blasoni. No, nelle corde il dribbling, deve rifugiarsi dalle parti di Nardi. Passaggio corto dove arriva Marengoni in pressing. Nardi riesce ad arrivare però in anticipo sul numero 43 del Chievo. La palla intanto non esce sul passaggio di Lorieri verso proprio compagna, riesce poi a servire Tuteri. Fortunati. Tuteri. Lorieri. Ha giocato una gran partita numero 33 dell'Arezzo. Niente d'altra parte per il Chievo, sicuramente Congia, Ketic e Picchi sono tra le migliori. Blasoni intanto va al cambio di gioco a cercare Fortunati, è entrata da pochissimo in campo. Fortunati punta l'avversario, riesce a saltare a Fortunati, palla troppo lunga, intervento in chiusura di Conge e poi intervento irruento da parte di Fortunati, che poteva sicuramente evitarlo dato che la palla sarebbe terminata fuori. Rimane a terra Congia, calcio punizione per il Chievo quando siamo al minuto 88 in arrivo. 2 minuti più eventuale recupero al termine di questa partita. Mentre nonostante siano le 4:20, arriva adesso il primo raggio di sole qua ad Arezzo, lo vedete dalla parte superiore del manto erboso. Licco perde palla a favore di Merli. Dias Ferrer prova a girarsi, il tocco centrale verso Miotto. Carcassi non riesce a servire la compagna grazie all'intervento di Pizzolato in chiusura, poi dall'altra parte attenzione al movimento da parte di Picchi. Picchi posizione regolare, Picchi va su destro, Picchi chiusa da Nardi che rimane in piedi fino all'ultimo e chiude lo specchio a Picchi e soprattutto salva il risultato e permette di rimanere in partita all'Arezzo. Picchi che poteva chiudere la gara invece è stata ipnotizzata dall'intervento di Carlotta Nardi, che ha avuto il merito di rimanere in piedi fino all'ultimo e poi con la gamba destra a parare la conclusione tentata dal capitano del Chievo Roberta Picchi. Intanto calcio punizione ancora per il Chievo con Merli. Merli Cristina, classe 95, con il suo sinistro. Sventagliata sul primo palo a cercare il movimento proprio di Picchi. Razzolini prova a ripartire, non ci riesce, fallo
commesso la giocatrice del Chievo ai danni del capitano Razzolini e poi di Pizzolato, e poi Micciarelli ha allontanato il pallone. Minuti finali incandescenti qua ad Arezzo alla gara tra CF Arezzo e Chievo Women, una gara apertissima ancora quando mancano un minuto al scoccare del novantesimo. Vedremo quanti saranno i minuti anche di recupero. Nishi intanto non riesce ad arrivare sul pallone. Licco si duella tantissimo in mezzo al campo, poi il tocco verticale a cercare il momento di Carcassi da parte di Miotto. Carcassi rientra sul destro, il cross al centro, non arriva il pallone nella zona di Razzolini. Tira un sospiro di sollievo il Chievo nell'occasione, poi Merli se ne va in un dribbling, palla sul sinistro, il tocco verticale a cercare il movimento di Picchi, arriva Blasoni in chiusura, commesso fallo da parte del capitano del Chievo ai danni di Lorieri. Calcio di punizione per l'Arezzo che poco fa è andata vicinissima a un soffio al pareggio, mentre si arriverà al 95esimo per via dei 5 minuti di recupero concessi dal signor Silvio Torreggiani, l'arbitro di questo incontro. Intanto Nishi, siamo già dalla parte sinistra dei vostri schermi, Nishi rientra molto bene, il costa al centro, cerca Razzolini, appoggia indietro verso Diaz Ferrer, all'indietro Miotto, palla sul destro, Miotto, conclusione centrale para Polonio, mentre rimane a terra Diaz Ferrer, si mette le mani nei fianchi Razzolini per l'occasione avuta da parte dell'Arezzo per cercare di pareggiare l'incontro. Miotto da fuori ha cercato di piazzare il pallone, è rimasto troppo centrale però Polonio è riuscito a bloccare, mentre si è rialzata Nishi dopo l'intervento in fase di scarico che però era regolare secondo il direttore di gara. Picchi prova ad allungare, non ci riesce, grande prova di terminazione finale da parte dell'Arezzo. Marengoni, mentre il Chievo vuole riuscire a rimanere in possesso per chiudere con questo risultato la partita. Ancora Marengoni, passo sul destro, prova ad aprire il gioco, ci riesce la parte opposta dove c'è Picchi che va verso la bandierina del calcio d'angolo per guadagnare secondi preziosi, è prestata adesso da Lorieri. Picchi difende la sfera con il fisico e appoggia all'indietro dove c'è Pizzolato, ancora Pizzolato, si porta vicino alla bandierina. Messa laterale ancora per il Chievo dopo che Lorieri e Miotto erano andate al raddoppio. Begal, posizione irregolare da parte di Pizzolato, si vedrà con il calcio di punizione a favore dell'Arezzo tra le proteste per il fatto che insomma Pizzolato non abbia lasciato la palla dove era ma l'abbia spazzata. Si continua a giocare però con Tuteri, appoggio verso Fortunati, Licco, Blasoni, Miotto, Licco, testa alta, va a cercare il movimento da parte di Razzolini, di testa, Barro in chiusura, Diaz Ferrer, ancora Diaz Ferrer in pressing, Razzolini riesce a guadagnare il possesso del pallone, il capitano di Arezzo è l'ultimo a mollare, Licco non riesce però a servire la propria compagna, allora Merli parte però da sola con difesa di Arezzo schierata, costretta a tornare all'indietro dove c'è Barro, Ketish, Marengoni, punta Fortunati, ancora Marengoni, serie di finte, palla sul destro, cerca una specie di cross che non riesce però, murata dall'intervento di Tuteri, allora Licco ancora sbaglia però nuovamente il possesso del pallone, poi cerca un tiro da distanza Ketish, con Nardi che ha bloccato senza particolari problemi il pallone, il rilancio di Nardi velocissimo a cercare Diaz Ferrer, di testa Congia va a chiudere il rinvio da dietro a cercare Carcassi, allontana poi Micciarelli. Due minuti al termine dei giochi con l'Arezzo che tenta il tutto per tutto, Razzolini intanto sbaglia il tocco verticale dentro la di rigore a cercare Diaz Ferrer con la palla che arriva tra le braccia di Polonio. Mentre avete sentito, non so se hai sentito forse l'eco di Fabio Ulderici che ha detto
ai suoi giocatrici di rimanere a 5 nella fase difensiva per proteggere il risultato. Dias Ferrer duella con Marengoni, che ha la meglio, ma spisce la palla in fallo laterale nonostante reclami con il guardaline. Un fallo commesso da Dias Ferrer, era regolare l'intervento numero 11 dell'Arezzo. Tuteri, Fortunati, Licco, va al cross nella zona dove c'è però Barro, Picchi, Merli. Licco recupera nuovamente il pallone, metronomo di Arezzo instancabile sin qui. Blasoni, Tuteri, ancora Tuteri, prova ad avanzare, palla al piede chiusa dall'intervento di Picchi, che a terra riesce in occasione a non far passare Tuteri. 10 secondi, vedremo quanto si continua a giocare ancora. Dias Ferrer, spalla alla porta, prova a girarsi in mezzo a due, ci riesce. Dias Ferrer può andare al traverso, vediamo se arriva ancora Dias Ferrer. Il cross al centro, deviato, calcio d'angolo, quarto corner della gara. Il tempo con il recupero è scaduto, quindi vedremo se l'arbitro lascerà giocare la battuta di questo calcio d'angolo, mentre tutti dentro di rigore vanno. Anche Nardi, ultima occasione della partita per l'Arezzo, anche Nardi dentro di rigore, o la va o la spacca. Attenzione alla battuta, il cross al centro, allontana Polonio, poi Dias Ferrer, la conclusione murata, allontana Marengoni, tipice fischio, e finisce qui la gara. Una gara interminabile che ha visto però il Chievo battere 2-1 l'Arezzo e si porta a più 3 in classifica. Il Chievo si porta a 27, mentre l'Arezzo rimane a quota 20, mentre rimane a terra intanto una giocatrice dell'Arezzo, richiamati subito i sanitari anche dalle giocatrici del Chievo nella mischia finale, è rimasta a terra una giocatrice Amaranto. Noi intanto andiamo a fare la chiusura di questa partita che ha visto il Chievo passare in vantaggio al 14° del primo tempo grazie al gol messo a segno della distanza da Ketish. Il pareggio è arrivato al 27° con Razzolini, che è andato a chiudere determinazione e aggressività. Soggiu, che ha avuto un po' di tentennamenti nel cercare di inviare un pallone, nella ripresa dopo appena un minuto Picchi ha piazzato il gol del 2-1, gol che poi ha deciso la partita nonostante un forcing finale da parte dell'Arezzo che si è concluso al minuto 96 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Allora, da cari amici e amiche sportive di Beppe TV, grazie per essere rimaste e rimasti con noi qua dallo stadio comunale di Città di Arezzo per assistere fino alla fine al CF Arezzo Chievo Women, match valevole, ricordiamolo, per la 17esima giornata del campionato di Serie B femminile, vinto dal Chievo 2-1. Rimanete a seguire i canali di Beppe TV perché tra pochissimo interviste nel post gara, e poi vi ricordo ogni venerdì dalle ore 16 sui canali di Beppe TV B Woman, il nuovo format televisivo che vi racconterà attraverso le interviste dei protagonisti le migliori esperienze della Serie B femminile. Un abbraccio a tutti, buona giornata.